La scorsa settimana il Consiglio di amministrazione del Consorzio Bacchiglione ha dato il via libera alla progettazione del primo stralcio funzionale degli interventi di trasformazione irrigua del bacino Bernio nei comuni di Chioggia e di Codevigo. Lo scopo dell'intervento sarà migliorare la gestione delle acque irrigue riducendo gli sprechi e a ridurre il rilascio di nutrienti nella laguna di Venezia. I quasi 6 milioni di finanziamento elargiti dalla Regione Veneto non saranno sufficienti per intervenire nell'intero bacino Bernio. Si proseguirà quindi per stralci e primo dei quali per proseguire dovrà ottenere il benestare della regione. Interesserà un'area di circa 300 ettari. Paolo Ferraresso, presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, sostiene che ora è il momento giusto per eseguire i lavori necessari, migliorare il servizio ed evitare gli sprechi. Un intervento fondamentale in una zona principalmente agricola dove l'acqua è fondamentale. Questo, oltre a far risparmiare circa 500.000 metri cubi di acqua annualmente nella stagione irrigua, consentirà che nella laguna di Venezia siano immessi meno nutrienti, contribuendo quindi al suo disinquinamento. Allora, siamo alla cam, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della, diciamo, della commercializzazione che c'è da cam, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della cam, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente un territorio nazionale.